Misfit Shine 2 è un braccialetto smart firmato Fossil. Esteticamente molto curato ed è costituito da un dischetto luminoso che si chiama Flash, che è spesso soli 8 mm, ed è formato da alluminio, policarbonato rinforzato con vetro, ed è costituito da 12 LED colorati e può essere indossato anche come pendente o con altri cinturini. Questa versione in particolare ha un cinturino in gomma nero con un'allacciatura a click a bottoncino. Indossato è davvero molto gradevole, diventa un vero e proprio accessorio di stile e il gioco luminoso dei 12 LED fa molto effetto. Ha un peso complessivo di soli 8,5 grammi ed è una band ovviamente resistente all'acqua fino a 50 metri ed è costituita da un accelerometro a tre assi e un magnetometro a tre assi che insieme permettono di monitorare il sonno e l'attività fisica veramente in maniera molto precisa e accurata. È ovviamente dotato di Bluetooth 4.1 e non si ricarica, la batteria infatti dura fino a 6 mesi e si cambia come un qualsiasi orologio classico. È dotato infine di un sensore tattile che ci permette tramite i tocchi di interagire con la band e affidargli anche dei comandi. Ovviamente il primo step da fare è la configurazione tramite Bluetooth con l'ausilio dello smartphone e con l'app dedicata Misfit, disponibile al download sia per iOS a partire dalla versione 7 che per Android. Una volta loggati tramite social o una volta aver creato il proprio profilo personale, potremo accedere al monitoraggio di tutte le attività come la corsa, la camminata, il nuoto, la danza, eccetera, e tenere traccia anche del sonno che verrà suddiviso in minuti da sveglio, leggero e riposante, oppure del peso, o il cibo e le calorie bruciate. Questo ci consentirà di rimanere motivati e di competere anche con gli amici, fissandosi un obiettivo. Si potranno inoltre ricevere notifiche di messaggi e chiamate sul polso direttamente con la vibrazione e con il gioco di luce, ad esempio verde per le chiamate, o essere dolcemente svegliati direttamente dal polso sempre tramite la vibrazione. Inoltre potremo affidare dei comandi allo Shine tramite dei tocchi. Questa funzione si chiama Link App e si tratta di una vera e propria applicazione separata e ad esempio tramite due tocchi potremo scattare un selfie direttamente dal wearable oppure cambiare un brano o alzare o abbassare il volume appunto della musica o ancora far squillare il nostro telefono nel caso lo avessimo ad esempio perso in borsa. Inoltre potremo scegliere dalle impostazioni se visualizzare prima di tutto i progressi in base all'obiettivo fissato oppure l'ora. Questi tocchi non vengono riconosciuti in realtà sempre al primo colpo, ma ci permettono di avere funzionalità in più oltre a quelle dedicate al tracking, comuni alle altre band ed interagire maggiormente con lo smartphone. Questa funzione e la Link App me l'ha fatto preferire rispetto ad altre band comuni. E lo Shine 2 è anche molto bello, è davvero molto trendy e questo di certo non guasta. Shine 2 è disponibile già sul mercato e costa circa 100 euro.